spaccata nella notte al bar Alex Paul di Ravenna, in via De Gasperi, vicino al centro storico. Questa mattina il proprietario Giampaolo Gardini, quando è arrivato al bar per iniziare la giornata lavorativa, ha infatti trovato le vetrate del locale sfondate, ma avendo lasciato la cassa vuota aperta come d'abitudine, fortunatamente i ladri non hanno potuto fare altro che rovistare in giro senza portare via nulla. In seguito è intervenuta la polizia, che sta analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza vicino al locale per poter risalire i colpevoli. Che cosa ha trovato questa mattina quando è arrivato qui al bar? Ho trovato una bella sorpresa, appena arrivato con la bicicletta, ignaro di tutto quanto, non sapendo nulla, ho visto proprio le due vetrate completamente rotte, una tutta quanta crepata, l'altra completamente sfondata. Quindi ho parcheggiato la bicicletta in fretta e furia, poi sono entrato sperando di trovare il meno possibile di danni che avessero potuto arrecare. Meno male è stato così, anche perché io la cassa la portiamo via tutte le sere, completamente anche gli spiccioli. Già in passato abbiamo avuto delle altre sorprese proprio mattutine che non sono state ben gradite. E quindi ora facciamo in questa maniera, lasciando la cassa anche aperta. Quindi hanno rovistato un po' in mezzo a tutte quante i bigliettini da visita che c'erano dentro la cassa, ma non hanno fatto nient'altro, nessun altro tipo di danno all'interno, perché potevano prendere su, per dire, delle grandi bottiglie dove prendevano sempre molto bene. Però questo l'hanno lasciato tutto stare, quindi loro miravano esclusivamente ai soldi in tutto per tutto. Quindi per fortuna, diciamo, nella disgrazia è andata relativamente bene, se così vogliamo dire. Però meno male che sia andata in questa maniera. In seguito, dicevo, è intervenuta la polizia, che analizzerà anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza qui sulla via, per riuscire, sperando poi di riuscire a scoprire i responsabili. Sì, difatti poco dopo è intervenuta la polizia con tutti quanti gli esami del caso, scientifica, guardato, e adesso dovranno valutare proprio dai filmati che sono stati fatti qui in fondo alla strada e riuscire a scoprire e vedere chi è stato a fare questo danno qui, sperando che si possa vedere bene. Me lo auguro io, di cuore.